Ragazzi, momento di imbarazzo generale, veramente, non so cosa dire. Cioè, una volta che riesci a fare anche 3 gol, che quindi è una cosa abbastanza difficile, no? Se ti chiami Juventus Football Club, nonostante tu davanti hai gente come Bernardeschi, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala, è comunque difficile fare 3 gol, quasi impossibile se ti chiami Juventus. Però succede il giorno che hai come difensori centrali Rugani e Caceres. Rugani almeno ha fatto anche il secondo gol, quindi quantomeno si è perso 20.000 volte gli uomini, però lui fino a prova contraria il gol l'ha fatto, giustamente, no? E succede che ne prendi 3 dal Parma in casa, quando sei andato 2 volte in vantaggio di 2 gol, prima 2-0, subito dopo 2-1, dove lì sia Khedira che Cancelo, Barilla l'hanno visto da 20-25 metri, ma evidentemente per loro andava bene così. A posto, sei stato bravo a fare subito dopo il 3-1 con Cristiano Ronaldo, capocannoniere, altra doppietta, quindi sul 3-1 in casa contro il Parma, dopo che loro avevano appena fatto il 2-1, quindi psicologicamente probabilmente li avevi nuovamente riammassati definitivamente. No, Rugani decide di perdersi per l'ennesima volta Gervinho, e al 93esimo a Mandzukic viene in mente di disimpegnarsi dalla bandierina e mettere il pallone in aria. Ovviamente sempre gestione degli uno contro uno abbastanza imbarazzanti da parte della Juventus, anche Perin oggi ci ha messo del suo e a posto, cioè perché fondamentalmente ragazzi non c'è niente da dire perché ci sono rimasto di merda, non so neanche cos'altro aggiungere perché di per sé la Juventus secondo me oggi non ha giocato neanche una partita malvagia, considerando soprattutto che il Parma quando era dietro era tutto dietro, secondo me la Juventus non ha fatto assolutamente una partita malvagia oggi nel complesso. Il problema è che dietro c'era quella gente e nel momento in cui partivano, e partivano bene, se tu hai Rugani e Caceres, purtroppo gli effetti possono essere questi contro il Parma, ragazzi, contro il Parma. Non oso immaginare contro altre squadre. Dei dietro, ottimo, Spinazzola, che nel complesso, secondo me, non ha sbagliato niente. Cancelo, in fase difensiva, ha sbagliato in occasione del 2-1. Spinazzola, secondo me, di quelli lì dietro, compreso il portiere, è stato l'unico che ha fatto un'ottima partita, quindi tanti complimenti a lui e sono molto felice che sia rimasto. Per il resto, niente. Cioè, ragazzi, la fortuna vera e propria è quella che comunque sei a più 9. Contro la Lazio hai dato colpo ai carichi, contro l'Atalanta hai continuato a dare colpo ai carichi. Adesso, contro il Parma, in casa, dopo un 3-3, i carichi non credo siano i responsabili del pareggio. Ecco, poi aggiungiamo anche che sono usciti per infortunio Douglas Costa e Bernardeschi. Douglas Costa sembra una botta, una questione di qualche giorno, Bernardeschi non lo so. E niente, è tutto meraviglioso. 3-3 col Parma mi mancava da tifoso, proprio lo sentivo qui. Quindi sono molto contento della gioia che mi ha dato la mia squadra, che da essere passata in vantaggio di 2 reti in 2 circostanze si è fatta pareggiare in casa contro il Parma. E niente, sono anni straordinari.